Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera, eccoci a Pallavolè, undicesima puntata anno quarto e ultima puntata del 2023. Presento subito gli ospiti che sono Alessandro Sorgente, il libero della formazione dell'Abba Pineto. Benvenuto Alessandro. Grazie, buonasera a tutti. Ed è la prima volta in questa trasmissione. In un momento difficile del Pineto le cose al contrario sono andate invece per un'Ortona che viene rappresentata qui come Sieco Service in Pavida da Alberto Benedicenti, altro libero naturalmente ortonese. Buonasera Alberto. Buonasera, buonasera a tutti. Ti ha portato bene la nostra trasmissione questa settimana, questo successo clamoroso a Reggio Emilia. Benissimo, è andata la formazione dell'Altino, siamo nel campo femminile con Marianna Ferrara, schiacciatrice dell'Altino Tenaglia. Buonasera Marianna. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te, complimenti per questo strepitoso 3-0 contro la capolista Energy Catania. Ti ringrazio ampiamente. Abbiamo dedicato la bellezza di 5 titoli, mai fatto una cosa del genere all'impresa dell'Altino. Complimenti. Abbiamo anche una finestra più tardi, verso le ore 16, con la vice capitana centrale della squadra dell'Adriatica Press Teramo, Greta Mazzagatti, che aspettiamo da un momento all'altro. Bene, super spot e poi via i titoli. Il vero pregio di una residenza è il rispetto della terra che la ospita e di chi questa terra la vive. Per questo diamo ad ogni progetto lo spazio giusto a ciò che conta davvero. Perché quello che vogliamo costruire è un futuro fatto di valori e innovazione, che non perde mai di vista le proprie origini. Di cosa abbiamo bisogno, in fondo, per essere felici? Di orizzonti sempre nuovi, da chiamare casa. Eccoci qua, allora andiamo subito con i tanti titoli, partendo proprio dal tuo Abba Pineto, Alessandro, ai noi. E allora cominciamo col primo titolo, Pine Tormentone, più giù che su, qui non si vince più. Sono 5 sconfitte di fila, giusto? Sì. Mamma mia come pesano. Andiamo a Ortona, almeno qui c'è una schiarita d'orizzonte. Ortonao Meravigliao, spacciato sulla carta alla vigilia, e spugna e fa fettine in Reggio Emilia. Complimenti davvero all'Ortona con 3-0, pazzesco, sta sorridendo il nostro Alberto, meno male, era ora. Adesso passiamo a questo Altino con la sua straordinaria impresa di cui abbiamo già fatto cenno, Altincredibile, Altinvincibile, ed è uno. Poi, altro titolo, sempre dedicato a voi Marianna, andiamo al successivo, eccoci qua, Silvestrina Bolgia Arena, rosso-blu, un fiume in piena. Sembravate veramente un fiume in piena, Marianna, avete fatto di tutto e di più in maniera pazzesca. Andiamo avanti, perché non finisce qui, visto che siamo in prossimità di un'importantissima festività, da stropicciarsi gli occhi, che è Natale con i fiocchi, anche questa ci voleva. Non è finita qui, andiamo avanti, ancora sempre dedicata a voi, eccoci qua, Largo Pista, messa giù la capolista, che rimane tale perché sta ancora al comando, però voi siete a un'incollatura. Poi il distico che segue è dedicato tutto a te, perché grande atleta, razza rara, giù il cappello alla Ferrara. Te lo sei meritato davvero questo chapeau, complimenti davvero, per ragioni che poi sono legate anche ad altri motivi, di cui parleremo dopo. Purtroppo perde il Teramo, non è neanche molto fortunato, particolarmente il secondo set, ne parleremo con Greta Mazzagatti, ma al Teramo questo brevissimo titolo, Tera Mesto Scivolone. Mesto perché era triste il modo in cui hanno perso le ragazze del tecnico Urganani, che saluto con molta stima. Per quanto riguarda invece in B2 scendiamo
soltanto di un gradino di categoria. Complimenti al Montesilvano, Giulia Gas fa una cinquina, l'area VIP è ormai vicina. Sale ancora con il quinto risultato utile consecutivo, il quinto successo di fila. Veramente la squadra di Iachino e Mazzuccato ci sta sorprendendo, ma fino a un certo punto avevamo fiducia nelle sue doti, nelle sue qualità. Allora ripartiamo da te Alessandro, perché andiamo di corsa, abbiamo tante cose da fare con il campionato vostro, 12ª giornata, questo è il quadro dei risultati, vediamolo insieme. Portoviro Siena 1-3, Santa Croce Grottazzolina, prima sconfitta della capolista che perde 3-2 contro quel Santa Croce che avete battuto nella prima giornata di campionato in maniera clamorosa, a destinazione addirittura, ma vacci a capire questo campionato stravagante. Castellana Grotte perde con il Ravenna 1-3, Cuneo Prata 3-0, anche la vice capolista cade, poi trombe squillanti, Secco Service in Padova Ortona vince sul campo del Reggio nell'Emilia per 3-0, ma con quali parziali? 17-20-18, partita nettissima tra l'altro questa vittoria. Purtroppo a Babineto Cantù devo leggere lo stesso, 1-3 per la cronaca, 18-25, poi avete vinto il secondo set a 24, 18-25 altra sconfitta, il quarto set quello che fa più rabbia, 23-25, ne parleremo fra qualche minuto. Aversa Brescia 3-2, questa è la classifica che segue con il Grottazzolina che resta saldamente in testa nonostante la sconfitta al tiebreak con 31 punti, Prata 26, Cuneo 24, Ravenna 23, Siena 22, Brescia 18, Portoviro 17, ben 4 squadre a 16 punti e questo dispiace pure in un certo senso perché insomma potreste essere in questo mucchione, vabbè, sarà per un'altra volta. Santa Croce, Aversa, Cantù, Reggio Emilia hanno tutti 16 punti, poi ci siete voi con 12 punti, poi c'è la Siena Ortona che lascia l'ultimo posto almeno temporaneamente, speriamo che continui a salire, 8 punti, ha superato e scavalcato il Castellana Grotte che resta inchiodato a quota 7. Allora facciamo così, sentiamo subito, ma proprio subito, quello che ha detto in maniera naturalmente, puoi immaginare con quale spirito, con quale umore, il tuo allenatore Giacomo Tomasello a fine gara. Via. Giacomo Tomasello, una partita strana perché è troppo discontinua la squadra dell'Abba Pineto che ha avuto momenti di impennate ottime, alternate a momenti veramente di disagio, di difficoltà e di confusione. Sì, hai ragione, hai detto bene, giocava in modo discontinuo, gli altri ne approfittano, mentre noi quando loro giocano discontinui fatichiamo un pochettino. Nella situazione di cambio palla l'attacco è andato male stasera, quindi dobbiamo cercare di rimborcarci le maniche e che lavorare tanto in settimana. La settimana è stata buona, i ragazzi si sono allenati bene, solo che poi non riusciamo a trasferire tutto quello che facciamo durante la settimana in campo. Questo è un grosso problema, cercheremo di rimboccarci le maniche e fare meglio il lavoro in settimana per poter scoprire un po' di più quello che stiamo facendo durante i giorni che ci alleniamo in palestra. Dopo Grottazzolina c'eravamo un po' tutti illusi che la pagina fosse stata girata, probabilmente anche tu e anche la squadra, e così non è stato. Beh, che ti devo dire, la partita l'abbiamo approcciata 7-6, 1-6, 1-7, 7-2, quindi non sicuramente un approccio ottimale il primo set. Sicuramente siamo troppo discontinui in questo, facciamo delle ottime prestazioni con delle squadre fortissime e poi quando dobbiamo giocare con le squadre che sono al nostro livello in classifica e nella nostra posizione non riusciamo a giocare come si deve. Non credo sia un problema psicologico, credo soltanto che dobbiamo allenare tecnicamente. Bisogna andare avanti e cercare di fare il meglio le prossime gare, però ripeto ancora una volta, ci vuole una spinta in più, ci vuole qualcosa in più, ci vuole una scintilla in più che faccia scattare di nuovo la tranquillità, la serenità e la voglia di lavorare, la voglia di giocare a pallavolo senza troppe diciamo pause, ok? Dobbiamo allungare i tempi in cui giochiamo bene, loro ne hanno approfittato, secondo me non hanno fatto neanche una bellissima partita,
Giacomo, va detto anche una cosa per la cronaca, che la differenza l'ha fatta Gamba, perché nei momenti chiave è stato determinante, ha risolto tutte le difficoltà nei momenti in cui loro anche erano sbandati. Sì, sì, è chiaro che loro hanno un opposto di questa categoria e noi forse stiamo faticando un pochettino a trovare la nostra identità, perché già la seconda e terza partita che tiro fuori Frac e faccio entrare Chavers, quindi magari ecco, dobbiamo riflettere su questo. Bene, allora analizziamo quello che è stato detto, intanto ringrazio Antonio Di Bernardino per questo servizio. Alessandro, voglio sentire anche il tuo punto di vista, poi a proposito di punti di vista aprirò una parentesi sul ruolo del libero, perché visto che c'è Marianna pure che ha fatto per un brevissimo tempo anche il libero, oppure poteva diventare il libero della sua squadra, ne abbiamo un altro, Benedicenti, che tra l'altro sta anche crescendo come qualità. Alessandro, chiusa questa parentesi la riapriremo dopo. Hai ascoltato con attenzione quello che ha detto il mister, certo, perché sono tanti temi da sviluppare. Tra questi ce n'è uno in particolare, detto, non è una questione psicologica come molti dicono. Che ne pensi tu? No, io sono d'accordo, cioè, sicuramente stiamo attraversando un momento difficile, che però secondo me in questo momento non stiamo giocando bene a pallavolo. E sicuramente quando non si gioca bene a pallavolo, anche psicologicamente, insomma, di testa probabilmente un po' vai giù. Condivido appieno che attualmente secondo me il nostro problema è che non riusciamo ad esprimere un livello di gioco sufficiente per larghi tratti della partita. Come è successo il quarto set o comunque come abbiamo iniziato la partita, cioè abbiamo iniziato la partita con un approccio magari un po' sbagliato. In questo momento è così, e c'è tra virgolette da accettarlo, nel senso non in maniera remissiva, c'è da lavorare, e è un momento difficile della stagione che va gestito con lucidità e trovare insomma l'appiglio per invertire la rotta. Alberto, voglio chiamarti in causa perché la risposta che ha dato il nostro Alessandro l'avresti potuto dare tu una settimana fa, prima di vincere a Reggio Emilia. È così, perché sono caratteristiche che accomunano un po' le due squadre abruzzesi. Se hai ascoltato con attenzione con la sua risposta. Sì, assolutamente. Stavo pensando mentre spiegava Alessandro un po' alla partita contro Cuneo, che è stato un po' l'esempio eclatante nostro, perché avevamo l'opportunità di andare noi avanti sul 2-1 il terzo set, eravamo avanti di 4 punti e non siamo riusciti a mantenere un livello alto abbastanza da portarci a casa appunto quel set lì, tant'è che poi loro hanno ribaltato la partita. Cosa che avete fatto in maniera impeccabile e perfetta a Regione Emilia. Speriamo che questo quadretto così da tre tra me e i due liberi porti bene questa volta al Pineto, che è in procinto di andare a Ravenna. Partita difficilissima, pure Reggio Emilia era difficile, però poi le cose sono andate in maniera diametralmente opposta alle previsioni, perché l'ho scritto anche nel titolo, alla vigilia eravate già spacciati, invece avete tritato la squadra emiliana. Torniamo a te Alessandro, perché tra i vari argomenti ha anche tirato fuori il fatto che bisogna lavorare ancora di più sulla tecnica, sull'aspetto tecnico. Cos'è che non sta funzionando in questo periodo? Tu sei libero, quindi hai anche un po' la temperatura di quello che succede nelle retrovie e in fase di ricezione, che poi è la cosa fondamentale, perché se ricevi male non riesci a costruire o si fa fatica o diventi unilaterale, perché il povero Paris è costretto a alzare sempre si sa dove, ma mai al centro o quasi mai al centro. Infatti in questa partita i centrali sono stati serviti pochissimo, ci avete fatto caso credo, no? Sì. Vabbè, io penso che ogni partita abbia una storia a sé. Penso che le nostre sconfitte non siano figlie di una sola cosa che non va per tutte le partite. Io penso che, come ho detto prima, cioè,
la partita che si è persa a Prada ha una motivazione, la partita che si è persa a Reggio Emilia con l'Ortona in casa, e ognuna ha la propria motivazione. In questo momento secondo me è da ritrovare la serenità di squadra nei gesti tecnici, e che ti permettono poi di ritrovare anche una serenità, di ritrovare anche una serenità psicologica, perché adesso cioè, non è che è un problema psicologico, però è ovvio che c'è un pochino di pressione, come è normale che sia. Però io credo che questo campionato, ho avuto la fortuna 2 anni fa di farlo comunque, è un campionato equilibratissimo e le squadre, cioè, la fine del campionato secondo me passa anche da come le squadre affronteranno e risolveranno i problemi all'interno della stagione, perché come vediamo la classifica a 4 punti si va ai playoff, a 4 punti noi siamo in zona di retrocessione, quindi si vincono 2 partite di fila, ti trovi a parlare, a commentare, no? di stare ai playoff e perdi 5 partite e ti ritrovi nella parte bassa della classifica, quindi c'è da rimanere con i piedi per terra, non esaltarsi quando si vincono 2 partite, non deprimersi quando si ha un filotto di partite. È un campionato equilibratissimo e ogni partita ha una storia a sé e noi dobbiamo cercare quanto prima di ritrovare il gioco che non è che non sappiamo fare, che in questo momento non ci viene ma che abbiamo saputo esprimere precedentemente. Infatti molti si chiedono ma che è successo a questa squadra che era partita sull'onda anche di un campionato strepitoso, quello dell'anno scorso, con coppe, supercoppe eccetera eccetera, le aspettative sono sempre elevate, partenza fantastica col successo al Santa Croce, poi quello col Brescia, il rimonto eccetera eccetera, ti aspetti un exploit chissà dove, fin dove, cioè. Poi le cose sono andate in maniera... Io penso che il confronto con la stagione passata è un confronto che non regge molto, perché il campionato di A2 a 3 penso che ha una differenza di livello tecnico. Mi riferisco all'onda dell'entusiasmo che accompagna quando tu vinci. Certo, poi sicuramente noi abbiamo avuto una partenza che non tutti si aspettavano, sinceramente neanche noi, perché comunque siamo partiti con dei problemi tecnici di squadra, quindi organico proprio, quindi sì, cioè, strutturali, per i primi 5 partite cioè, non abbiamo avuto l'opposto, quindi è vero. Siamo partiti in maniera sprint che appunto nessuno se l'aspettava, e forse cioè, tutti si aspettavano che noi facessimo un campionato in questo momento, no, di alta fascia. Io sinceramente cioè, sono preoccupato nel risolvere la questione momentanea cioè, di queste 5 sconfitte, cioè, da ritrovare il bando della matassa adesso, però sono comunque positivo, nel senso che questa squadra penso abbia le qualità tecniche e morali di risollevarsi, di centrare l'obiettivo della salvezza, che a mio parere è l'obiettivo principale in questo campionato qua, figlia di come poi un po' è nata la squadra, di come la società insomma si è messa in questo campionato, e poi tutto quello che viene è un più, è ovvio che la linea è sottile tra la salvezza, perché a 4 punti, no, come ho detto prima, ci sta la retrocessione, a 4 punti ci stanno i playoff. Quindi vediamo, c'è cioè da viverselo giornata dopo giornata, a lavorare quotidianamente come tutti noi stiamo facendo, perché tutti i ragazzi, tutti noi ci alleniamo dando il massimo, e sono sicuro che prima o poi i frutti arriveranno. Di saggezza ha bisogno in questo momento la squadra, di equilibrio, e tu mi sembra che abbia trovato entrambe le doti, le qualità. Bravo, mi è piaciuto il tuo modo di ragionare. E speriamo che tutto questo frutti anche sul piano pratico con dei risultati anche a sorpresa come è successo all'Ortona. Prima hai citato l'opposto, il problema dell'opposto, che è stato un problema molto serio, il povero Lollici si è dovuto adattare lui, adesso sta cercando con Chavers il tecnico di far adattare anche il giocatore americano, che sarebbe invece magari utile in posto 4, anche per dare un cambio al povero Froz, così pare che si pronunci, io non so Frack. Hanno detto, Frack si scrive, però si pronuncia Froz, io mettetemi d'accordo. Non lo tutti, so neanche io. Fateci sbagliare il meno possibile. Pare che l'abbia detto lui, non lo so. Boh. Ah, io lo chiamo Mateus, quindi. Mateus, così mi hanno detto, manco sì. Mateus. Vabbè, diciamo Frack, così pensiamo a Modugno e buonanotte. Comunque, ben 19 punti.
anche se troppe battute sbagliate, glielo dico con molto affetto, 5 sono un po' troppe, però 46% offensivo è un muro punto. Però Franco Frolz, come si chiama, ha fatto la bellezza di 16 punti su 19 nei primi due set. Che cosa vuol dire questo? Io ho notato, intercettato mentre facevo telecronaca, che c'era anche, era affiorata anche una certa stanchezza fisica a lungo andare. Ci può stare, non è un ragazzino, ma insomma non è neanche anziano, tra virgolette, ci mancherebbe, però è stato molto, tra virgolette, sfruttato nei primi due set. Un calo fisico, fisiologico ci può stare strada facendo. E anche questo è importante, cioè, quindi avere un ricambio. La società sta andando da fare, sta cercando di qua di là, non può pescare tra gli stranieri, però è difficile trovare un'eventuale alternativa. Quindi, però ci si sta muovendo in tal senso. Anche questo è un problema, lo è stato e lo è ancora, parzialmente, è chiaro. Guarda, di questo, cioè, io di quello in cui mi devo preoccupare cercare di fare le cose che competono me nel miglior modo possibile, sia per me, cioè per quello che faccio io nei confronti della squadra, e siano aiutare i compagni. E quello che hai detto te delle statistiche di Mateusz, i primi due set, poi il terzo e il quarto, io ho rivisto la partita, poi le statistiche così in specifico non le ho viste. Abbiamo uno staff che penso su queste cose ci facciano attenzione, e in questo momento la riserva, se vogliamo chiamarla così, di Mateusz e Cori, che è stato utilizzato, e anche lui in questa posizione comunque Cori sarebbe Chavez, sì, che ha realizzato poi tre punti con un muro. Deve adattare, perché non è il suo ruolo specifico, però io per quanto riguarda, come tu hai detto, i cali fisici, io personalmente non credo, perché ho grandissima stima nella figura del preparatore. Non mi riferisco alla preparazione, mi riferisco esclusivamente al fatto che gli sono arrivati 600 palloni, voglio dire, e quindi non c'è una sorta di nesso tra casualità, eccetera. Per quanto riguarda i punti, nei primi due set, in maniera particolare, 16 su 19, possono essere dettati anche da un lieve calo fisico, ci sta assolutamente, proprio perché il giocatore riceve 100 palloni, puoi essere anche un mostro, però insomma ci può stare tutto questo, non c'entra niente la preparazione. Può mi essere. Riferisco al fatto che era stato proprio utilizzato più volte proprio per schiacciare, perché quando non ci può sono essere, punti di riferimento vai sempre su verso il giocatore che ti rende di più, è normale che sia così. Comunque giochi anche contro gli avversari, probabilmente magari anche gli avversari hanno preso le misure su Mateusz dopo i primi due set, però poi cioè, è normale in una partita fare molto bene magari dei set e dei set giocare male. Anche questo è vero. Comunque diciamo la prestazione, io non mi focalizzerei troppo su Mateusz, cioè che sì, ha un ruolo importante, però si è perso insomma di squadra. Penso che ognuno di noi un qualcosina in più poteva fare, non che non ha voluto fare. Io cioè Alessandro fare. Sto dicendo in modo tale che la società intervenga per un altro eventualmente opposto che si sta cercando da tempo, e dagli un po' di respiro, perché è anche giusto che sia così. Questo vale per tutti i ruoli, naturalmente. Sono competenze che insomma... Sono valutazioni che deve fare la società. Delle pressioni, degli stimoli che noi stiamo dando, un po' come il mondo della stampa, ma la società è ben conscia di questa situazione. L'ha detto anche lo stesso Massimo, il vostro direttore sportivo, qualche puntata fa, che erano a caccia anche di un altro opposto per completare la rosa. Quindi il legame era questo, tutto qua. Magari gli dai il cambio per due o tre battute, eccetera, la squadra e lo stesso giocatore rinverdisce improvvisamente. Basso ha giocato una buona prestazione, ha sostituito Jeroncic, che non era forse la migliore giornata iniziale. 6 punti per lui con un S, 50% offensivo, ha ricevuto pochi palloni, però l'abbiamo detto, tu dipende anche da te, quindi raccomando, massima precisione. E anche due muri punto per il buon Enrico. Di Silvestre continua a giocare
veramente una buona stagione il buon Paolo, abbiamo detto più volte, 17 punti, 4 ace, niente male, ha fatto delle battute bellissime emulando quasi il suo avversario Gamba, che non lo so, ha tirato un paio di battute, tu ne sai qualcosa, sì, 150 km orari, no? Eh? No, 150 no, 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 ma 149 sopra, sì. I 110 sicuramente. Sicuramente terrificante, se te prende in faccia non lo so che succede, fa male, fa male, come 44% in attacco il buon Di Silvestri, anche un muro punto, un punto su un muro del capitano Paris, 4 Nikacevic, anche lui è stato poco servito in questa giornata, di solito è anche più prolifico con un muro punto, ma solo 8 attacchi, quindi questo ti fa capire come nel corso di 4 set sono comunque pochini per un centrale. Loglisci 3 punti, Panciocco 5 e complessivamente 7 muri punto contro 11 degli avversari. La differenza purtroppo ha fatto l'attacco, il Cantù meglio, nettamente meglio di voi, 52 contro 39, è una bella differenza. A proposito di avversari, quello che ha fatto poi Gamba lo sappiamo tutti, è un avversario di grande valore, non a caso ha chiuso pure lui le ostilità con l'ultimo punto, che sarebbe stato decisivo al contrario se non avesse fatto, certo, lui quella bellissima schiacciata tagliata in posto 4. Allora, rivediamo prima di lasciarti rapidissimamente il percorso di questa partita e poi vedremo anche il prossimo turno, Alessandro, perché il primo set non c'è stata storia, hanno vinto nettamente loro, anche se vi eravate avvicinati, se ti ricordi, a metà percorso 13-15, 14-16, poi invece per distacco loro hanno vinto nettamente, così come il terzo set, quindi aboliamo il primo e il terzo. Il secondo l'avete vinto voi, che siete stati costantemente in vantaggio, fino al 24 pari, poi per fortuna le cose sono andate diversamente, tra l'altro l'arbitro ha fischiato qualcosa che non si vede mai nei cambi di pallavolo, cioè aveva superato gli 8 secondi previsti, sì. Il re francese, se ricordo, Aguenin, sì, Aguenin stava in battuta. Si è spostato dal martellato, ma non si decide. Sinceramente anch'io stavo in campo e non ho sentito il fischio dell'arbitro. Ah, non aveva sentito il fischio, quindi? No, lui no, ma nemmeno io che stavo in ricezione avevo sentito l'arbitro. Poi ho sentito accanto a me i compagni che si lamentavano, dico, ah, allora ha fischiato. Sì, sì, non aveva fischiato, aveva fischiato. È stato lui che ha ritardato, è andato oltre gli 8 secondi, è stato il punto numero 25, sì, per voi, 25-24. Poi, Nikacevic, sì, Kruno ha messo su un bellissimo muro del 26-24. Parliamo invece del quarto set, ecco qui. Qui ti voglio, come diceva un amico mio, perché il problema è stato questo. Siete andati largamente in vantaggio da 2-3 a 5-3 con un parziale di 3-0, poi di nuovo 3 punti avanti, 10-7, poi 12-7. Insomma, avete mantenuto un margine rassicurante fino al 17-14, poi c'è stato un crollo della squadra, perché da 17-14 siete scesi giù con un parziale di 3-8, che ha portato i Canturini fino al successo per 25-23. Ecco, noi sentivamo in campo, voi non lo so, ma noi sì, sulle tribune, che sarebbe stato quello il set che avrebbe condotto al tiebreak guadagnando, sì, almeno un punto, ma insomma magari anche due. Che sensazione hai avuto tu dal campo? La sensazione di difficoltà, ci siamo bloccati su quella P1 in cui abbiamo subito penso almeno 4 break, 3 o 4 break che io ricordo, e in quel momento non, purtroppo non siamo riusciti a mettere palla a terra e a girare la formazione, quindi c'è grosso rammarico per quel set, perché penso che non avremmo rubato niente a nessuno se l'avessimo portato a casa, però è andata. Avrebbe cambiato il volto della partita, secondo me, perché sì, sarebbe andato al tiebreak. Sì, sicuro, poi vinto il quinto set. Sì, quantomeno avremmo preso sicuramente. Era una sensazione che si percepiva da lontano. Sì, succede. È successo e cerchiamo di capire già da oggi come poter risolvere queste situazioni e far sì che non accadano più. Anche perché voi sul lungo, cioè sul prolungamento dei set fino al tie break, a proposito di Angelo che hai citato, ci tengo a rimarcare
che Angela è bravissima a preparare, ne abbiamo parlato 50 volte l'anno scorso nelle mie trasmissioni dove è stata sottolineata la sua grande preparazione. Quindi voi siete predisposti anche a fare un quinto set a un certo livello, in più di una volta l'avete dimostrato. E ecco perché ci sentivamo anche quasi più tranquilli per questo particolare, mentre il Cantù era una fase di relativo calo, invece poi hanno avuto quell'impennata finale che ha cambiato, invertito la rotta e vi ha fatto perdere la bussola. Sì, probabilmente il set è stato deciso più per demeriti nostri che per meriti di Cantù, parlo del quarto set. Pienamente d'accordo, questo dispiace. Senti, prima della pubblicità poi ti farò un'ultima domanda velocissima e ti lascerò andare. Per quanto riguarda la tua prestazione, 21 ricezioni con 71 e 38 tra positiva e perfetta. È un dato buono, positivo, sicuramente. Della tua stagione, con onestà, che cosa pensi? Cioè, finora, come è andato Alessandro Sorgente, giudicato da Alessandro Sorgente? Ma penso di essere partito abbastanza bene, poi ho avuto qualche calo. In questo momento mi sto alternando con Giancarlo in fase di ricezione e di difesa. Non è semplicissimo entrare in partita. Nell'arco insomma della carriera non è che mi è capitato troppo spesso, quindi però avrei potuto forse qualcosa fare meglio, si può sempre fare meglio e cercherò insomma di alzare la qualità. Cosa che devi migliorare secondo te, devi correggere, emendare? Ma sicuramente in ricezione posso, per quello che sono le mie caratteristiche. Più ricezione che copertura. Sì, io per le mie caratteristiche sì, mi sento molto più ricettore che magari difensore. Sinceramente in difesa all'inizio del campionato credo di aver fatto quello lì che insomma potevo fare. Poi ci sono state un paio di partite con Prata e con Portoviro in cui non è andata benissimo quella fase là e si è iniziato a fare questa alternanza, però insomma io mi alleno tutti i giorni per cercare di dare il massimo e io so quanto tu sia bravo. Prima della pubblicità una battuta che devo fare perché ce l'ho qui, nel senso che ti ho sempre visto sull'altro fronte, ho detto questo sarebbe un eccellente libero per le nostre squadre abruzzesi, sei arrivato in Abruzzo, infatti grazie, abbiamo festeggiato e quindi sono convinto di questo e secondo me puoi fare e devi fare ancora meglio di quello che finora hai mostrato, perché hai delle grandissime capacità. Pubblicità. Allora dobbiamo congedare Alessandro, però prima due battute rapidissime, una che accomuna tutte e tre, una battuta l'ho anticipata prima, sul ruolo di libero, io difendo sempre il libero, perché povero Cristo deve recuperare palloni, tuffarsi qua, rischiando anche la propria pelle con un salto, un balzo, quello che è, ed è quello meno acclamato, meno appariscente. Che ne pensi tu di questa mia considerazione, che poi anche credo la vostra, nel vostro piccolo? Dai. Beh, io credo che sinteticamente, proprio una battuta. Sì, credo che nella storia della pallavolo, piano piano il libero stia prendendo sempre un po' più di importanza. Ora. E credo che è un ruolo fondamentale, quantomeno per lo sviluppo del side out. Quindi, infatti, più o meno le squadre quando si vanno a formare in estate, quasi che i primi due ruoli che prendono sono il palleggiatore, che è il primissimo, e poi magari iniziare a dare una fase di ricezione adeguata, e quindi il secondo acquisto magari è il libero, poi magari è sulla diagonale, però io credo che con la modernità della pallavolo il libero stia acquisendo sempre più importanza. Giustizia deve essere fatta, giusto Alberto? Giustizia, giusto, vabbè, un bisticcio di parole, però è così. Alberto, forza, facciamo una bella manifestazione collettiva, viva Inter. Sì, sì, no, assolutamente d'accordo, al 100%. Sì. Anche perché si sono d'accordo anche sul fatto che punto, gli applausi, c'era il povero libero invece, tranne qualche tuffo pazzesco, straordinario, però insomma non è considerato per quello che vale. E come diceva giustamente Alessandro, quanto sia fondamentale, perché se no non costruisci bene l'azione e diventa. Sì, forse viene dato anche un po' tutto per scontato, che il libero, essendo il ruolo in cui il fondamentale principale è il bagger, quindi se ricevi bene vuol dire che hai fatto il tuo, se difendi i palloni vuol dire che hai fatto il tuo, però se poi fai un errore
diventa una catastrofe, perché il libro non dovrebbe mai sbagliare. Ecco, un po', probabilmente è un po' visto da fuori, dalla tifoseria, dal pubblico così. Però sono d'accordo col fatto che sta prendendo sempre più importanza questo ruolo. Benissimo, mi fa molto piacere. Per quanto riguarda Marianna, la domanda è più semplice. Tu sei a metà strada tra il libro che potevi essere e che non sei stata e la schiacciatrice. Cosa preferisci? Facile, ma facile. È una domanda difficile, nel senso che personalmente forse avrei tanto preferito fare il libero, perché la soddisfazione di non far cadere palloni per quanto mi riguarda è più grande di metterli a terra. Però scelta, c'è bisogno di uno e dell'altro. Però va controcorrente, Marianna, complimenti, mi fa piacere, quindi sta tutelando il ruolo di libero fino in fondo. Puoi fare l'avvocata, bravissima. E allora vediamo il prossimo turno con te molto rapidamente, Alessandro, perché siete attesi il giorno di Santo Stefano, vediamo in grafica, dalla trasferta difficilissima del Ravenna e continua a salire di posizioni. Martedì 26 dicembre alle ore 18, orario canonico, vai. Che partita ci avevi aspettato? È una partita difficile, che in questo momento Ravenna sta in un buon momento, penso che sono tre almeno quattro partite che vince consecutivamente. Vero. Ritroveremo Felipe Benavidez, l'argentino che fino a un mese fa giocava con noi. Cioè. E sono una squadra giovane ma con degli elementi di qualità anche per il futuro della nazionale, cioè l'opposto Bovolenta, anche lo schiacciatore Orioli è molto, molto forte, hanno tre centrali, tutti e tre di categoria e forti per la categoria, quindi sarà una partita difficilissima, allenata da Bonitta, insomma, che non è che devo presentarlo io, quindi sicuramente loro faranno un campionato di vertice, però diciamo questo campionato ha insegnato che i colpi di scena ci sono, quindi noi sicuramente andremo su per fare la nostra partita e prenderci tutto quello che ci possiamo guadagnare. E sono convinto che potete farcela, almeno riportare dei punti, poi quanti si vedrà. E per quanto riguarda Bovolenta, chiedere a quel signore lì di Alberto Benedicenti quello che ha combinato a Ortona, vedi come ride. Mostruoso è stato con le sue battute. Giusto, Albè? Sì. Te lo ricordi un po'? Purtroppo me lo ricordo. Va bene, concediamo il nostro Alessandro. Grazie Alessandro Sorgente. Grazie a voi, ti lascio andare, fra un attimo ti alzerai. Intanto io riprendo il collegamento con Alberto, perché Alberto, se ti avessero detto alla vigilia della partita di Reggio Emilia vinceremo 3-0 o vincerete 3-0, li avresti riso in faccia, oppure sentivate che c'era un'aria nuova, un'aria diversa? Allora, 3-0 no, onestamente no, però la vittoria non che ce l'aspetta, diciamo che non ce l'aspettavamo la vittoria, però di andare a Reggio Emilia a fare una buona partita sì, onestamente sì, e che dire, direi che più che per i punti la vedrei per una vittoria morale questa partita, perché ci ha dato, secondo me, ci ha dato e ci darà secondo me la giusta spinta per affrontare le prossime partite, visto il percorso di andata in difficoltà. Allora, Marx forse una delle peggiori partite, 13 punti con 39%, però non stava bene, così ci dicono le cronache, non era in buone condizioni, come Mariano non era nella migliore giornata, se ricordo bene solo 4 punti addirittura il capitano. Voi invece avete avuto il grandissimo merito in una giornata in cui Ferrato non è stato utilizzato, Ferrato è andato a Belluno, lo sai meglio di me, giusto? Che sì, peccato, sì, davvero. Siamo stati insieme ieri sera, che abbiamo passato. È già partito Leonardo? Ci siamo salutati. Sì. Peccato averlo perso, non solo come giocatore ma anche come ragazzo. Ragazzo come straordinario, persona. Indimenticabile, veramente. Se lo sentirai, salutalo da parte mia e da parte di tutta la stampa per l'ottimo ricordo che ha lasciato. Mancava Fabi, questo va detto, perché era ciaccaticcio, influenzato. Adesso sta bene, che tu sappia? Sì, sì. L'ho rivisto ieri. Si è ripreso, non ha più né febbre né. Benissimo, digli a Tommaso di starsene a casa la prossima volta in trasferta, visto il risultato che avete ottenuto. Va?
la scaramanzia. No, vabbè. Scherziamo. Per quanto riguarda invece i reinserimenti, avevate finalmente di nuovo Patriarca, avete giocato anche con Cantagalli e Del Vecchio, anche se è stato utilizzato poco. Allora, l'elemento chiave fondamentale, rispondimi se è vero o no, è stata la continuità. Cioè, per tutta la, cioè avete condotto la partita sempre nello stesso modo, dall'inizio alla fine, senza distrazione e senza cali, tranne qualche momento così. D'accordo Sì, con assolutamente me? sì, questo è stato l'elemento fondamentale della vittoria di domenica e aggiungerei anche da parte loro non una bellissima partita. Però Vero. noi siamo stati bravi anche in alcuni momenti di difficoltà dove loro sono andati sopra di noi di qualche punto a stare attaccati alla partita e non lasciarli scappare, anzi a riprenderli subito e tornare sopra di loro di diversi punti. Per quanto riguarda altri dati, ce ne sono almeno due che voglio sottolineare. La straordinaria, strepitosa, ma non è una novità, non fate più testo ormai, prestazione di un certo Leonel Marshall. Non soltanto per i 20 punti con 73-45, perché lui è ricettore, il 58% in attacco con 14 su 24 attacchi e ben 6 muri punto. Non ho più parole, non ho più aggettivi da aggiungere. Se ne hai tu qualcuno, inventatelo in questo momento. Che gli dobbiamo No, questo? Questo vabbè, è giovanissimo straordinario, questo Marshall. lo sappiamo ormai da 2 anni. Lo sappiamo da 2 anni. Non c'è più nulla da dire. Possiamo, cioè, parlo per me, È quasi un parlo per papà quello che per mi te, riguarda. Sto cercando di imparare il un più papà possibile da aggiunto. lui. Sì, Diciamo che sì, promette bene, sintetizziamo con sì. questa battuta, promette bene, dai, facciamo così, da qua ai Sì. 50 anni, è Ma incredibile. poi adesso che ha scoperto questa nuova possibilità di fare il Eh palleggiatore, sì, deve perché ringraziare Nunzio che gli ha allungato la carriera di 10 anni. è vero, è vero, è tutto contento peraltro, vero, di questo ruolo un po' improvvisato. Ma sì, gli piace. Poi vabbè, adesso con l'arrivo di Vimi siamo tornati Sì, a pallavolo certo. normale, ecco, Alla pallavolo diciamo. normale, però quando gli capita avanzato 3-4 palloni in maniera pulitissima e anche palloni difficili da gestire, lo ha fatto con quel tocco felpato incredibile. A proposito del bulgaro Dimitrov, 2 punti per lui, com'è andato secondo te? Ma allora, dimmi lui, cioè, per il poco che siamo stati insieme, perché veramente si parla di una settimana e mezza, e abbiamo affrontato 3 partite nell'arco di questo periodo. È un ragazzo bravissimo, un ragazzo d'oro con cui si può parlare, che ha tanta esperienza, tra l'altro, tantissima esperienza, mi sta aiutando molto anche lui a gestire le emozioni nell'arco della partita e la concentrazione, quindi rimanere attento durante la partita sempre. Altro da dire, tecnicamente è un ottimo giocatore, Molto, molto bravo. il suo curriculum parli bene, quindi cioè, Un ultimo dato c'è da sottolineare che ha come? contribuito, un ultimo dato da sottolineare che ha dato il contributo a questo clamoroso successo. Vi ricordo per chi sta ascoltando che avete vinto a 17, a 20 e a 18, quindi i parziali parlano da soli. E il dato a cui mi riferisco è quello dei muri. Cioè, la bellezza di 14 muri punto, lasciamo stare i muri difesa, 14 muri punto contro 7, cioè il doppio. Si fa Sì, sentire tutto questo. Non solo, te ne do un altro, in attacco 53% voi, 36 loro. Quindi hai detto bene tu che loro non erano nella migliore giornata, questo sì, ma voi eravate in una strepitosa giornata, serata caratterizzata da questa continuità di rendimento per tutto l'arco dei 3 set. questo assolutamente. Il loro attacco, secondo me, è influenzato anche un po' dal nostro buon livello in battuta che è cresciuto durante la partita. Tant'è che non so come abbiano ricevuto loro, però penso che sia stata la nostra, cioè tra le miglior partite che abbiamo fatto in battuta noi.
continuità con non troppi errori, se non sbaglio. E abbiamo... No, avete sbagliato pochissimo, è vero. Abbiamo fatto una partita, azzarderei a dire perfetta, che sì, non sarà mai. Dillo. Però in questo caso direi che è molto molto buona. Non se l'aspettavano loro. A proposito, la tua prestazione, parlava di ricezione, su 17 ricezioni hai un 53/41. Soddisfatto? Devi, puoi fare meglio? Sì. Sì, questo fare meglio si può fare meglio sempre. Devi fare meglio perché stai crescendo in maniera esponenziale. Ti ringrazio di questo e sto cercando di dare il massimo sempre, di ascoltare i consigli, migliorare il più possibile. Stai migliorando anche nel tuo punto debole, tra virgolette, nella copertura, è così? Sì, assolutamente. Questo livello, come diceva prima Alessandro, ti porta a essere, cioè avere meno punti deboli possibili in tutti i ruoli, in tutti i fondamentali, perché è veramente un livello rispetto all'anno scorso molto più alto, soprattutto da un punto di vista tecnico. E appunto devi affinare e migliorare sotto tutti i punti di vista, sotto tutti gli aspetti tecnici. Quindi sto cercando di trovare i miei punti deboli anche da solo, e una volta che li trovi, migliorarti sempre. Ce l'aspettiamo da te. Tra l'altro c'è anche alle spalle un ragazzino, Broccatelli, esatto, il nome, sì. Non mi ricordo il nome di battesimo, però è un ragazzo molto... Vittorio, molto bravo, e ecco, magari lo vorremmo vedere qualche altra volta in alternanza a te, anche per farlo giocare un po' di più, però è un ragazzo di cui si parla molto bene. Tu che ne pensi del più giovane, perché sei giovanissimo anche tu, se ricordo bene 22 anni, sbaglio? Sì. E lui ce n'ha 16, 17? Qualcosa del genere? No, 18, 18. Per il vabbè, allora è vecchio, quindi vabbè. Che ne pensi di però Bisogno? Comunque sì, è molto giovane, ma tra l'altro è il mio coinquilino, quindi viviamo insieme. Lo conosco da 3-4 anni fa, perché lui, cioè l'anno che ho fatto a Perugia, lui era anche, faceva il libero lì, quindi ci conoscevamo già da qualche anno. È un bravissimo ragazzo fuori dal campo e tecnicamente ha un grande potenziale sicuramente lui, sì, assolutamente. Quindi me lo confermi anche tu, questo mi fa, ci fa piacere. No, ma è un dato oggettivo, non è una sola considerazione, tant'è che ha fatto anche collegiali con la nazionale. Non è uno qualsiasi. No, è un bravo giocatore. Ci fa piacere. Allora, per la cronaca, perché anche tu devi andare via, Bertoli, che sta attraversando un'annata fantastica, compresa anche quella dell'anno scorso, non lo dimentichiamo, 8 punti, pochi tra virgolette rispetto ai precedenti, però insomma è chiaro che poi come vanno le azioni e tutto il resto, considerando poi alla fine avete giocato solo 3-7, molto bene in ricezione 72-33, in attacco 40% e anche un muro punto, 4 punti per Patriarca con 3 muri punto, tra l'altro nei momenti chiave, quindi è stato utilissimo. Cantagalli, bene, ottima la prestazione di Diego, che era un ex insieme con Bertoli, 15 punti con 56% in attacco, 14 su 25 negli attacchi e anche un muro punto. Bravo Diego, lo vogliamo rivedere agli altri livelli che gli riconosciamo se consideriamo il suo passato. Tognoni, molto bene, sta crescendo, l'ho detto Gabriele, da quando è stato ospite da noi è migliorato in maniera pazzesca. Quindi 7 punti con 57%, 4 attacchi su 7 e 3 muri punto. Bravo Gabriele, ingegnere, chapeau. Dimitrov 2 punti. Velocemente ripercogliamo i 3 set, perché c'è poco da dire, in quanto avete nettamente vinto il primo set, soprattutto grazie ai muri di stacchi 12-5, 18-10, insomma non c'è stata praticamente partita. Siete arrivati a più 10 a un certo punto con 13-23. Eravate forse increduli anche voi. Nel secondo set qualche lieve affaticamento, ma si fa per dire, perché siete andati più 7, più 8, 13-21, solo un break di 0-3 che li ha portati a 16-21, ma poi è finita 25-20. Nella terza e ultima frazione è stata l'ultima un po' più sofferta, come ricorderai, perché loro erano in vantaggio dopo il 10 pari per 13-10,
Poi ci sono stati dei muri fantastici di Marshall, e lo sai che quanto avete fatto poi da quel momento fino alla fine con un parziale, lo sai? No, non me lo ricordo, però mi ricordo fino a 13-10 che loro erano in vantaggio e poi noi siamo andati molto sopra di loro. Esatto, perché avete rimontato con un parziale di 4-0 14-13 e poi li avete staccati con un parziale complessivo di 10-1 che vi ha portati poi al 25-18 finale per la serie, Matire. Sì, me lo ricordo, tra l'altro mi sembra che era in battuta al centrale, perché io ero fuori e questo non me lo ricordo. Ho guardato lo staff e ho detto devo scaldarmi, non devo star seduto perché sono freddo, era troppi minuti che ero fuori, non era successo ancora quest'anno. Perfetto, sì, sì. Allora l'ultima battuta riguarda l'appuntamento, vediamo in grafica, di martedì, questo è sacrosanto perché è uno scontro pazzesco, l'ultima di andata coincide con la gara tra voi e l'ultima, ormai non siete più ultimi, 26 dicembre anche qui, giorno di Santo Stefano, come tradizione vuole, alle ore 18 al Palasport, arriverà il Castellana Grotte dei tanti giovani pericolosissimi, hanno vinto pure in rimonta clamorosa proprio a Pineto per 3-2, erano sotto di 2-0. Che partita deve essere? Occhi infuocati da parte vostra, questo lo dico io. Alberto, vai con una battuta e poi chiudiamo. Sì, a parte gli occhi infuocati, sicuramente deve essere affrontata con lo stesso focus che abbiamo avuto domenica. Massima concentrazione, stare sempre attaccati alla partita, sempre. Dopo un buon Natale fateci fare anche un buon Capodanno allora, anche se poi il 30 si rigiocherà, quindi insomma, c'è ancora un po' di tempo. Alberto, mi raccomando. Grazie mille. Sì, non farai cadere più un pallone, neanche uno, guarda, neanche uno. Ci provo. Ci provo. Ci provi. Grazie, salutami tanto i tuoi e in bocca al lupo, grazie. Di cuore, complimenti per questa tua crescita in cui devi credere fino in fondo. Va fattore bene. Emotivo da abolire o da ridurre al massimo, e poi con tanti giocatori non proprio di primo pelo, tra virgolette, come Marshall, Patriarca, eccetera, puoi soltanto imparare tante cose buone e positive. Grazie Alberto Benedicenti, io ti saluto. Grazie a tutti, buona serata, arrivederci. Grazie, grazie. Noi continuiamo con la 2 femminile, quarta di ritorno, questo è il quadro dei risultati in un turno in cui il Sirdego Pescara purtroppo è ripiombato in una sconfitta per 3-0 sul campo dell'Albese Como, a 19-18 e 12 parziali, gli altri risultati Messina, Talmassons 3-1, Alta Fratte, Perugia 0-3, Soverato Brescia 3-2, Busto Arsizio Bologna 3-0, Busto Arsizio conduce con 38 punti, Perugia 37, Messina 30, Talmassons 25. Brescia 22, Albese 18, Soverato 12, Bologna 11, Altafratte 4, Sirdego Pescara un punto soltanto, Sirdego che ha avuto nella Tosic la migliore realizzatrice, 15 punti, 8 la Bassi, poi 3 punti a testa per Formenti, Martinez, e se vediamo un po' di immagini della partita persa sul campo dell'Albese, partita dunque che è stata a senso unico, ecco le quali immagini. Formenti, dicevo, Martinez e Stellati 3 punti a testa, un punto anche per la De Fabrisis. Per quanto riguarda le giocatrici lombarde, la migliore realizzatrice è stata la Zatkovic con 13 punti. Vogliamo segnalare anche la presenza di una ex giocatrice dell'Altino, Marika Longobardi, che ha firmato 10 punti. A proposito della Sirdego, vediamo il prossimo turno, tornerà a giocare in casa all'antivigilia di Natale, sabato prossimo, 23 dicembre, ospitando al Palaroma alle 17 il Forte Messina. Per quanto riguarda la B1 femminile, vediamo il quadro dei risultati della 11ª giornata, mentre dovrebbe esserci già Greta collegata. Eccola qui, benissimo, Greta, fra un attimo, Greta Mazzagatti, eccoci qua, centrale e vice capitana dell'Adriatica Presteramo. Benvenuta Greta. Ci sei? Ciao, ciao a tutti. Sì, sì, eccomi, ciao. Conosci tutti. Sicuramente Marianna Ferrara, che è il tuo avversario abruzzese, sì, certo. La bravissima schiacciatrice. Bravo quanto te, perché sì, sì, anche sì. Se ruoli diversi, però Greta, tu sei sempre una garanzia. Allora, prima di interpellarti però, voglio intanto inquadrare i risultati dell'11ª giornata di questa B1 femminile, con l'Altino che travolge l'Energy Catania 3-0, udite udite, a 10, a 13, a 23, distrutta la capolista siciliana, non se l'aspettava nessuno francamente a questi livelli. Per quanto riguarda l'Adriatica Presteramo,
con tanti rimpianti per il secondo set, 0-3 con l'Arzano che era stato battuto in casa la settimana prima proprio dall'Altino, a 18-29-21 i parziali che parlano in maniera piuttosto chiara. Gli altri risultati, dicevamo, Santa Teresa di Riva Crotone 3-1, Fasano Marsala 0-3, Catania, l'altra squadra di Catania, Terrasini 2-3, San Salvatore Telesino Castellana Grotte 0-3. La classifica vede al comando ben tre squadre, eccole qua, sono quelle dell'Energy Catania, Santa Teresa di Riva e Arzano che hanno 22 punti, insegue l'Altino a quota 20 insieme con il Marsala che in grande rimonta. Per quello che riguarda il resto, Fasano 17 punti, l'Adriatica Presteramo 15, poi staccate Castellana Grotte e Catania 9 punti, Terrasini 8, 3 punti Crotone, 1 punto per il San Salvatore Telesino. E allora veniamo proprio da te, apriamo questa, abbiamo definita finestra, l'altra volta abbiamo avuto Luca Lanni, e adesso voglio sentire un po' a te, poi passeremo a te Mariana, ti ho lasciato per ultimo anche perché abbiamo tante cose da dire. Io ho intitolato, tu non eri ancora entrata in orbita, tra virgolette, Teramo Mesto Scivolone, Teramo Mesto Scivolone, perché lascia un po' di amarezza Greta. Questo 0-3 pesantissimo che secondo il mio punto di vista, ho rivisto tutta la partita dall'A alla Z e anch'io ho avuto rammarico per questa sconfitta perché le cose non sono come talvolta sembrano, è il caso vostro. Molti rimpianti, Greta. Sì, molti rimpianti, soprattutto come dicevi tu prima per il secondo set, perché è finito 29-31. Mi pare, quindi sì, sì. Eravamo lì punto a punto e proprio quello che ci è mancato è stato di essere decisive nei momenti in cui serviva. Molto merito anche alla squadra avversaria perché sono state molto molto solide dal punto di vista difensivo, una squadra molto ordinata, molto solida appunto come dicevo prima, e noi questo lo sapevamo. Però appunto a noi ci è mancato quello che hanno fatto loro, quindi di essere decisive nei momenti in cui serviva. Allora intanto approfitto per salutare tuo padre perché sicuramente c'era rimasto male, però alla fine insomma tirando le somme contro un'ottima squadra che aveva giocatrici come per esempio la Desiano, 17 punti per lei, 42%, niente male, la Putignano, insomma ne aveva parecchie di giocatrici brave con 14 punti, brava anche se solo per 8 punti la Jasmine Suero, che ricordi senz'altro, perché si è messa in particolare evidenza con 66%, insomma niente male. E ti dicevo, quindi avevate di fronte una squadra tra le favorite di questo campionato, non dovete assolutamente disperare perché avete tanti mezzi, tante qualità che devono tra l'altro secondo me esplodere perché sono ancora in uno stato embrionale, cioè quando imbroccate la giornata giusta siete capaci di qualsiasi cosa. Quando trovate qualche difficoltà poi vi perdete in un percorso come è successo in questo caso con l'Arzano che poi diventa difficile da recuperare. Faccio l'esempio, nel primo set, noi abbiamo parlato del secondo di cui approfondiremo un po' fra un attimo, però nel primo set voi siete partiti con un 4-4 iniziale, tra l'altro ti sei messo in evidenza tu con un gran muro, se ricordo bene una splendida fast, è così proprio all'inizio. È giusto Greta? Sì, ma appunto è anche questo che ci manca perché fondamentalmente noi a prescindere da in mezzo al campo, anche nello spogliatoio in generale siamo un bellissimo gruppo, però magari partiamo bene e poi mano a mano ci perdiamo, magari non riusciamo a essere continue, cioè nel senso se una sbaglia magari l'altra si demoralizza, invece non deve essere così e dobbiamo ritrovare, che io sono molto fiduciosa e spero che succederà, il nostro equilibrio come è stato all'inizio del campionato e come speriamo che sarà ad anno nuovo. Hai detto una cosa giusta, come è stato l'inizio di campionato, perché voi in molti set li avete vinti contro un avversario che arrivava a 21-22, stava lì però poi alla fine perdeva. Questo è stato un vostro merito nel passato, adesso gli sta accadendo tutto il contrario e speriamo che sia limitato nel tempo il tutto. E stavo dicendo, nel primo set siete andati avanti anche fino a 9-8, se tu lo ricordi questo particolare, qualche decisione arbitrale non proprio digeribile. Vero? Stai sorridendo, sì, ma è così purtroppo. Sì. Facciamola vedere Greta, sì, anche perché sì. Ogni tanto giustamente si esprime col volto in maniera piuttosto chiara.
Poi purtroppo avete avuto questo tracollo di 7-1, un parziale di 7-1 pesantissimo, che ha chiuso le ostilità del primo set. Nel terzo set anche voi ve la siete giocata fino a un certo punto, eravate 6-4, 7-6, anche qui situazione analoga al primo, 1-5, un parziale che vi ha stroncate, tra l'altro hai messo dentro un'altra bella fast, quella dell'11-12, perché poi vi erate riprese da 8-11 a 11-12. Poi c'è stato, è strano l'andamento del terzo set, perché eravate sotto di 5 punti, poi 2 avete ridotto fino al 21-22. Peccato davvero, perché poi siete rimasti inchiodati a questo 21 maledetto, è rimasto lì. Però insomma, ci sono quei singulti che vi ricordano i bei momenti dell'inizio del campionato, Greta, e dovete fare affidamento su questi. Sì, certo, sì, ma sicuramente cercheremo di ritrovare appunto il nostro equilibrio in mezzo al campo, e sono molto fiduciosa, speriamo che sia così ad anno nuovo. Come dicevi tu prima, non ci ha aiutato neanche le decisioni arbitrali, ma non è sicuramente quello il motivo per il quale abbiamo perso. Però comunque magari in alcuni momenti decisivi potevano darci una mano, magari farci prendere un break in più, e forse la partita sarebbe andata in maniera diversa, oppure forse sarebbe rimasta così. Però purtroppo questo è. Non ci arbitriamo da sole, quindi questo è. Io ti ho promesso pochi minuti, adesso c'è uno stacco pubblicitario, però poi voglio tornare e chiudere con te, ricordando il secondo set, quello che è successo, e mettendoci anche di mezzo una decisione arbitrale molto discutibile. Andiamo con l'ultimo stacco pubblicitario. Eccoci qua, vediamo un po' se ripristiniamo il collegamento con Greta. Intanto, per quanto riguarda i parziali, eccoci qua con Greta, i parziali del primo e terzo set li abbiamo evidenziati così con questo riassunto, però dobbiamo parlare del secondo set. Prima però va ricordato quello che è stato il punteggio individuale, per esempio la Ragnoli 7 punti, Poli molto bene a muro, 4 muri punto, 10 punti complessivi per lei, Celeste Di Diego 1 punto, Costantina Capitana 15 punti, Alestini 12 con 2 su muro punto. Per quanto concerne il libero, era assente Simona Ventura, giusto? L'altro libero. Sì. Mentre la Brecciosa 66 e 27. Quello che concerne te invece 9 punti con 2 su un muro punto e 35% in attacco. So che puoi fare meglio, però insomma non ti puoi lamentare complessivamente, giusto? Sei soddisfatta? Sì, sicuramente. No, non sono soddisfatta, ma non sei soddisfatta. Spero di migliorare. Si può fare meglio, dici tu. Sì, allora, sicuramente. Prima di lasciarti, Greta, intanto ti ringrazio di questo intervento da finestra, tra virgolette, e prima di parlare anche del prossimo turno, che peraltro è lontano, rivediamo rapidamente quello che è successo in quel secondo set che lascia arrabbiati tutti, compreso il sottoscritto, perché stavate vincendo 7-3, poi con un parziale 0-4, anche qui 7 pari. Però vi siete riprese di nuovo, 14-11, 18-14. Per raggiungere il massimo divario con un più 5, 21-16, dopodiché vi siete seduti. Vabbè, stiamo vincendo 21-16, andiamoci a prendere un caffè. Così è successo, perché avete subito un parziale di 7-0 da quel momento, con una palla out fischiata dentro, viceversa, non mi ricordo, importantissima del 21-19, e là l'avete molto contestata, è vero? Te la ricordi questo particolare? In realtà era un attacco di Silvia, di Sissi, il capitano, che era stato palesemente toccato dalla squadra avversaria. Sì, non mi riferivo a quello. Era una schiacciata loro che era andata fuori dalle parti, mi sembra. Era fuori di 30 centimetri, un vostro dirigente ha allargato le mani, come dire, era fuori nettamente. Vabbè. Lasciamo perdere. Quella non me la ricordo, però comunque sì, comunque in quel momento non mi ricordo bene qual è stato il punto che insomma ci hanno tolto, ma siamo lì. Stato tutto un discesa, cioè in discesa, noi poi non siamo state brave a reagire. Comunque, così.
da 21 a 16 siete andati a 21 a 23 con questo 0 a 7, poi tu hai messo dentro una bella fast 22 a 23 e poi questa altalena di vantaggi soprattutto vostri, perché 25 a 24 e 27 a 26 eravate lì a portata di mano, il successo del secondo set, vinci quello e magari ti cambia la vita, e poi avete perso 29 a 31 sì. Con due errori da evitare proprio in coda, sul 29 pari, prima una battuta errata e poi una ricezione sbagliata, proprio in coda come ricorderai. Peccato, peccato, peccato. Pazienza però, e andate avanti perché avete un ottimo allenatore. Per quanto riguarda il prossimo turno, mi dirai tu che cosa, come andrà a finire questa partita, per favore, perché andrete al Crotone. Il prossimo turno, sì. Vediamo in grafica il prossimo turno, si tratta del 14 gennaio, domenica, addirittura c'è tempo, quasi un mese, quando voi sarete di scena sul campo del Crotone. Eccoci qua, in grafica, Crotone, Adriatica Press Teramo, 14 gennaio del 2024, alle ore 16 peraltro si giocherà. Non so se questo lo sapevate. Sì, comunque sì, si giocherà alle 4. Giochiamo... È la terz'ultima in classifica il Crotone. Vi raccomando, non vi rilassate, non vi distraete, non deconcentratevi. Sì, dai, speriamo bene, no? Ma ti ripeto, noi siamo molto fiduciose, speriamo che vada bene e niente, deve andare bene, per forza. Deve andare, brava, brava Greta, assolutamente. Salutami tutte le tue compagne, io ti ringrazio molto per questo affacciarsi a una finestra, sia pure rapidamente, però abbiamo riassunto tutto quello che potevamo in pochi minuti. E ad Maiora veramente di cuore per questa squadra che viene seguita anche da un pubblico crescente e sempre di più, perché si sta affezionando, era quello che voi volevate e che meritate. Grazie a Greta Mazzagatti. Grazie mille, grazie a te. Grazie. Puoi a salutare voi. Marianna, che adesso coinvolgiamo, Marianna Ferrara dell'Altino. Ciao. Bene, allora Marianna, adesso giriamo grazie. Pagina. Eccoci qua Marianna, siamo pronti. Facciamo così, risentiamo un po' quello che hanno detto un presidente, il tuo, un allenatore, il tuo, un altro allenatore, l'allenatore avversario Jimenez. Sentiremo anche quello che di buono ha detto nei vostri confronti. Via con questo servizio. Complimentissimi, una squadra che è andata oltre la perfezione. Sì, sì. Devo essere sincero, stasera abbiamo fatto una grandissima partita, bene in tutto, in difesa, muro difesa, in attacco, abbiamo veramente battuto bene, pochi errori. Questa è la squadra che piace a me, che lotta su ogni pallone e che dà l'anima in mezzo al campo. Poi, come dico sempre, le partite si possono perdere, però basta che si dà l'anima e si gioca tutto per tutto fino all'ultima palla. Ed oggi abbiamo dimostrato che Altino c'è e ce la giocheremo fino alla fine. Una battuta su due giocatrici che hanno fatto la storia e continuano a essere due pilastri e due istituzioni dell'Altino, Orazzi e Montechiarini, le ho riviste come ai tempi migliori. Sì, hai ragione, stasera Alessia Muro è stata stratosferica, anche Camilla ha ripreso dopo il lungo infortunio, ma devo dire brave a tutte 12, perché la squadra è fatta di 12 persone, e poi faccio complimenti allo staff tecnico perché la partita tatticamente è stata perfetta, quindi complimenti a tutti loro. Oggi per me solo si è vista una squadra, basta, niente da dire, hanno giocato bene in tutti i fondamentali. E l'ultimo set, l'unico, sempre succede lo stesso, dopo due set vinti come l'hanno vinto, cominciano, si rilassano un po' e fanno giocare un po' più a noi, però oggi penso che si giocano così qua, non c'è per nessuno. Noi abbiamo vinto 8 partite consecutive, non si può vincere sempre, soprattutto con una squadra che ha giocato molto meglio di noi, però assolutamente meglio di noi. Mister Emiliano Giandomenico, ti do i voti per quello che penso io. Battuta 10, tutta la squadra ovviamente. Muri punto 10, muri difesa 10, attacco 10, difesa 20. Beh, una bella pagella. Io do 100 alla prestazione mentale della squadra, perché tutti questi voti che tu hai dato, che condivido, sono risultato dell'allenamento, ma dell'approccio mentale che abbiamo
avuto e mantenuto nel corso della partita. Tante problematiche, però proprio queste problematiche sono uno dei fattori che ci hanno comunque fatto capire che noi dobbiamo mettere sul campo qualcosa in più se vogliamo veramente giocare a questi livelli. Una battuta la faccio io nei tuoi confronti, bravissimo, perché qua si parla delle giocatrici, ma se non c'è un lavoro dietro a questo livello non si va da nessuna parte. Complimenti a te Emiliano. Un'ultima battuta riguarda la Ferrara, che è nostra ospite. Ferrara non è soltanto una bellissima città, ma una bravissima giocatrice tua. Allora, grazie per i complimenti che trasferisco a tutto il mio staff, perché è un lavoro d'equipe importante quello che facciamo, col mio secondo Matteo Dell'Anna, con il preparatore Mimo Di Muzio e tutto lo staff, devo dire fisioterapico, perché hanno fatto Vincenzo, Stefano, che hanno fatto un lavoro veramente eccellente. Per quanto riguarda Marianna, diciamo che il monumento è già pronto qui ad Altino, perché è un'atleta straordinaria, cioè lei veramente, posso dire che è un miracolo già che gioca a pallavolo per le problematiche fisiche che ha, però è veramente una forza della natura a livello mentale e anche di generosità, che per la squadra veramente soffre a denti stretti e sta dando veramente un apporto veramente determinante. Ragazze, vi faccio gli auguri veramente di cuore, siete state favolose, fantastiche, davvero irripetibili, più di così non si può. Sì, non si può, Marianna, perché ha detto tutto il tuo allenatore nel tuo riguardo e nei riguardi anche dello staff, che io saluto, sempre molto disponibili tutti, è una bellissima realtà Altino, sempre molto molto pronti a esaudire qualsiasi richiesta o desiderio, e questo va sottolineato. Marianna, per quello che ti riguarda hai sentito il massimo. Tanto ci sono queste immagini, ringrazio Claudio Sener, che Roberto ha avuto qualche problema, infatti mancano i tuoi primi piani, qualche cosa si intravede e me ne dolgo, ma ha avuto un problema tecnico, Roberto scarica i ciottoli, vabbè, superabile, ma insomma, ti vedi qua con la maglia numero 2. Allora, Marianna, intanto come stai fisicamente? Sto in piedi. Sto in piedi. Vabbè, no, vabbè, problemi ci sono... Si continua a lavorare per poterli risolvere, però è lunga, soprattutto quando si tratta di infortuni vecchi, e giocarci su è doloroso dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista fisioterapico, perché trattare comunque giocatori che devono comunque giocare è difficile, nel senso che anche a livello di tempistiche cioè siamo fortunati perché tra le pause, lo stop per Natale e quant'altro, abbiamo abbastanza tempo per poter recuperare, però l'ha detto anche Emiliano, io sono particolarmente complicata, quindi è un po' più lunga. Terapia conservativa, come si dice anche. Sì, esatto. Allora Marianna, ti ha detto parole stupende il tuo allenatore, non ha parlato solo dell'aspetto tecnico come fanno certi allenatori, ma anche del tuo carattere, del tuo temperamento, della tua forza d'animo. È un po' una caratteristica anche di questa squadra, secondo te? Si può estendere al gruppo? Ci stiamo arrivando piano piano. Come, scusa? Si può estendere al gruppo una mentalità giusta? Sì, è una caratteristica alle quali stiamo raggiungendo piano piano, nel senso che è un gruppo tanto giovane, tanto nuovo, che per via di vari problemi che abbiamo avuto, tra infortuni all'inizio importanti, Camilla, Alessia, Benedetta adesso. Le facciamo tanti auguri alla Benedetta Giordano, sì, la palleggiatrice, sì, che potremmo rivedere a inizio dell'anno. Speriamo presto, sì. E quindi questi continui cambi di sestetto, gioca una, gioca l'altra, fuori ruolo, ci hanno reso un po' più lenta e più difficile proprio la creazione di un gruppo squadra compatto che andasse tutto nella stessa direzione. Però nelle ultime partite abbiamo trovato il nostro equilibrio, basandoci appunto su quelle che sono le caratteristiche di ogni singolo giocatore, perché poi cambiando i sestetti cambiano giustamente tutti gli equilibri e le certezze che uno ha sia da singolo che di squadra, e sembra che nelle ultime partite l'abbiamo ritrovato, lavorando tanto e spingendo tanto soprattutto per andare oltre quelli che sono poi i problemi, perché ci sono un po' dappertutto.
Giusto le tue considerazioni, io devo leggerti un po' di numeri perché per quanto riguarda le avversarie dell'Energy Catania, la Panucci ex peraltro è stata la migliore con 9 punti e ben 44%, 9 punti anche per la Botarelli che però ha giocato male, le attese erano diverse, solo 19%. Voi avete realizzato la bellezza di 10 muri punto contro 7, 5 es contro 2, tutto dire, solo 3 battute sbagliate, anche questo è un dato molto positivo contro 7, beh insomma 3 è veramente un margine minimo, anche se poi avete vinto i 3 set a 0. 49-20 ricezione contro 37-16, tutte cifre che parlano chiaramente del dominio, 35 in attacco contro 23. Per quello che ti riguarda, 10 punti con un ace, 38% in attacco, cioè 9 su 24, Morgana Giubilato, libero 53-13, Benedetta Cometti 7 punti con una fast, un ace, un muro punto e 38% in attacco, Laurazzi 11, la capitana, con 3 muri punto e 35% offensivo, la Giometti oggi sotto il suo standard normale, parlo di punti, 8 punti, 53 su 53-24 in ricezione e un muro punto. Anche Linda Micheletti, la sua firma ce la mette sempre, la bravissima, brava Linda, sta giocando veramente bene, 2 punti per lei con un muro. Ho lasciato per ultima la Montechiarini, che ho rivisto ai grandissimi livelli del passato, perché io la conosco più di te perché sono tanti anni che gioca ad Altino, bravissima Alessia, 12 punti, tra l'altro 2 ace, 0 battute errate su 20 esecuzioni, niente male, assolutamente no, 50% in attacco, 6 su 12 e 4 muri punto, erano cifre che dovevo leggere, erano inevitabili. Ma allora, che cosa è successo, Mariana? Entriamo nel vivo della partita, perché c'è poco da raccontare per i parziali, ma insomma, voi avete cominciato, mi fermo a questo, con un 7-0, da casa forse non ci crederanno, 9-1, che era la capolista in battuta, 8 vittorie su 8, l'ha ricordato l'allenatore loro, Jimenez, 9-1 e poi siete andati sul 15-1. Ma avete guardato il tabellone, vi siete resi conto di quello che state facendo o no? Lo guardavamo, ma facevamo finta di niente. No, perché poi uno si rilassa, quindi cioè sapevamo che non era quella la squadra contro la quale avremmo dovuto giocare. Catania è stata, magari anche per motivi logistici, ha giocato una brutta partita e noi l'avevamo studiata bene, cioè ci siamo mosse come avevamo studiato, come l'avevamo preparata, cercando di sbavare il meno possibile, perché sapevamo che appena lasciando un minimo di spazio loro ci avrebbero avrebbero ripreso. E quindi sì, abbiamo visto il 15-1, però sapevamo che era il primo set, dopo magari una trasferta lunga, difficile, non ci siamo cullate sugli allori, quindi abbiamo continuato a mantenere tanto alta la concentrazione, penso sia visto, perché anche il secondo e il terzo set, parte un po' il terzo set dove loro hanno cominciato un po' di più a giocare, noi magari abbiamo mollato un po', è sempre stata una partita che abbiamo dominato in testa, perché siamo rimaste lì sul campo nonostante la tanta differenza di punti. Sei stata bravissima, hai fatto la giornalista, l'hai spiegato in maniera perfetta. Un solo particolare ti è sfuggito e me lo sono anche segnato, perché è importante. Tu lo sai, anzi meglio, vi siete resi conto in mezzo al campo che c'è stato un unico momento in cui sono passati in vantaggio loro, all'inizio del secondo set, 3-2 e basta. Siete state sempre davanti voi, l'unica volta. Poi siete andati su 5 pari, 9-6 e la partita... Avete stravinto addirittura con un parziale di 8-3, ve ne siete andate 25-13 il secondo set, un po' più sofferto, ma si fa per dire, il terzo set che loro hanno concluso a 23, ma sempre eravate in vantaggio voi. Questo che cosa vuol dire in termini concreti, guardando la classifica per la quale siete a meno 2 dalla vetta? Che significa? Perché il presidente sa che ha detto, siamo i più forti noi di questo campionato. Vabbè, se vogliamo guardare la classifica, due delle squadre con le quali... cioè, che sono sopra di noi ci abbiamo vinto, quindi sia Arzano che Catania. Santa Teresa era la prima partita, abbiamo perso in casa loro, però vuol dire che questo campionato secondo me è tanto equilibrato e noi non dobbiamo aver paura di nessuno, perché se giochiamo, ovviamente, perché nessuno è più forte a prescindere, se una squadra gioca bene, gira bene e usa tutte le carte che ha, potremmo tranquillamente essere primi. Come potremmo tranquillamente star sotto, dipende appunto da quanto ci crediamo e quanto lo vogliamo.
Non dimentichiamo che non sono state neanche autorizzate le varie Angeloni, Ricci e compagnia cantante, quindi insomma c'è anche un bel pacchetto, la Tega e così via. Assolutamente. Ci sono giocatrici di qualità che sono in panchina che non sono state utilizzate, non ce n'è stato neanche tra virgolette bisogno, quindi anche questo è un buon segnale. Una volta recuperate tutte, davvero sarete uno squadrone, una corazzata. Non la Potemkin, è una corazzata albanese, rosso-blu. Giusto? Speriamo, sì. Marianna, una sola domanda personale, poi andiamo al prossimo turno velocissimamente perché è tardi. Come ti trovi ad Altino, visto che è la seconda stagione? Seconda metà, nel senso che l'anno scorso sono arrivata al campionato in corsa. Campionato in corso, sì, un anno e mezzo. Cioè, no, una realtà molto diversa dalla tua Salerno, sicuramente, però... Insomma. Sicuramente tante più montagne, però no, sto tanto bene, ho trovato un posto che considero casa per motivi anche personali. Bene. E è una società tanto solida, tanto competente, dove ci sono ognuno ha il suo ruolo e sei sempre a chi rivolgerti, sono sempre pronti tutti a darti una mano, ad ascoltarti quando ne hai bisogno. E una realtà pallavolisticamente, umanamente molto bella. Sei stata brava ancora una volta, adesso devi essere brava a indovinare il pronostico per Fasano, perché giocherete fra quasi un mese, sabato 13 gennaio, vediamo insieme in grafica, sul campo del Fasano, Fasano Altino, sabato 13 gennaio, dicevamo alle ore 18. Allora, che cosa ti dice la testa? Partita niente, io sono campana e sono scaramantica. Se sarà giusto, chi più di te, chiedere anche al tuo presidente che di quelle parti. Esatto, non grazie. Voglio parlare prima perché ogni partita è una storia a sé, ma che Fasano sia a 3 punti e quindi sia una partita decisiva lo sappiamo tutti, però le partite vanno giocate sul campo prima parlare, sì, ma c'è importante. Bravissima Marianna, grazie di tutto, puoi anche lasciarci, noi andiamo alla B2 femminile, sei bravissima come giocatrice ma anche come futura giornalista, non si sa mai. Grazie mille. Grazie Marianna Ferrara e complimenti ancora. Noi andiamo alla B2 femminile, anche 15ª giornata, Gata Pescara Project purtroppo sconfitta dalla vice capolista Pesaro per 1-3, 16-25, 29-31 al secondo rimpianto set come per il Teramo, poi successo nel terzo set 25-23, 18-25, molto forti comunque le marchigiane. Teodora Ravenna con le Marino 3-1, Olimpia Ravenna, Porto Sant'Elpidio 2-3, Filottrano Massa Lombarda 1-3, Riccione Castelmaggiore 3-0, Potenza Picena, Iulia Gas Montesilvano, e questo è il colpaccio, l'abbiamo detto anche nel titolo, 2-3, 25-15, 21-25, 25-20, 18-25, 10-15, Cervia Rimini 2-3, la classifica vede al comando Riccione con 31, il Pesaro con 26, poi al quinto posto Iulia Gas Montesilvano, si arrampica la squadra abruzzese, sale a quota 19 col quinto successo consecutivo, via via le altre fino a scendere giù al Gata Pescara Project, 11 punti, zona a rischio, zona rossa, le ultime 4 ricordo retrocedono, ma il Gada ce la può fare. Vediamo pochissime immagini della formazione del Gada Pescara 3, ma veramente poco, perché è una squadra che continua nella sua fase di crescita, squadra molto giovane, l'abbiamo detto, secondo noi può farcela come per ripetere il miracolo di una stagione fa. Per quanto riguarda Gata Pescara Project, prossimo turno sul campo del Collemarino, vediamo in grafica dove giocherà la formazione di mister Maurizio Schiazza. Eccola qui, sul campo del Collemarino, anche qui si tratta di sabato 13 gennaio per la B2 femminile alle ore 17.30, ripeto, sul campo del Collemarino, squadra anche questa marchigiana. Per quello che riguarda infine Iulia Gas Montesilvano, con il successo di 3-2, vediamo qualche immagine rapidissimamente. Vediamo qui invece il tabellino individuale, vediamo fra un attimo queste immagini del Iulia Gas Montesilvano, successo importantissimo su un campo difficilissimo come quello del Potenza Picena. No, non sono queste le immagini. E vediamo un po', comunque la Ronzitti 3 punti, ecco queste sono le immagini del Potenza Picena. Ronzitti 3 punti, Spagnoli 7 punti, buona la prestazione di Chiara che è tornata anche in forma, 83-66 ricezione ed è tutto dire, su 6 ricezioni complessive, è stata iniziata ovviamente in modo parziale. Labratti, nonostante sofferenze fisiche, 58-23
su 26 ricezioni. La Cipriani 19 punti, migliore realizzatrice insieme con la Moccia, 19 punti per Sara con due muri punto e un ace, 20 punti per la Moccia con un muro vincente, Mirabilio 8 punti con due muri punto e un ace, Ciardelli 9 punti, due muri vincenti e due ace, Di Girolamo 3, sostituito Nubile in corso d'opera, giocato molto bene la brava Sofia, 3 punti con due muri punto e un ace, e questa, ripeto, la quinta vittoria consecutiva. Su queste immagini vediamo anche il prossimo turno, che si giocherà sabato 13 di gennaio, giocherà in casa al Palaroma ospitando la capolista Riccione, partita da non perdere alle ore 17, ripeto, sabato 13 gennaio. Passiamo alla Serie C velocissimamente, siamo un po' in ritardo, ottava giornata della C maschile, solo i risultati: Termoli Montesilvano 3-3-1, Giulia Gas Montesilvano ancora un successo contro il Sie Cortona per 3-0, Rabona Montorio 3-1, Alba Adriatica Gata Pescara 3-0-3, Lanciano Torrione L'Aquila 3-0. Vediamo i primi posti per quanto riguarda la C maschile, ottava giornata: Termoli 22 punti, Gata Pescara 3-21, Rabona 18 e poi tutto il resto. Per quanto riguarda la C femminile, abbiamo un servizio per il big match tra Giulianova e Cusacquila, gara finita 3-2 e per la quale ringrazio per telecronaca interviste Raffaella Tomesani e per la parte tecnica Carlo e Fabio Di Blasio. Dunque, diciamo il quadro dei risultati della 12ª giornata: Paganica Pratola 3-0, Francavilla Rabona 1-3, Campobasso Lanciano 0-3, Gata Pescara Progetto San Buceto 3-0, Tortoreto Teramo 3-1, abbiamo già detto Giulianova Cusacquila 3-2, Città Sant'Angelo Torrione L'Aquila 2-3, prime posizioni. Cusacquila 32 punti, Giulianova insegue con 29 punti, 28 punti la Rabona, 27 il Tortoreto e poi tutto il resto. Via adesso al servizio che vede il successo di Giulianova sul Cusacquila per 3-2. Le sue impressioni di come è andata questa, secondo me, bellissima e competitiva partita. Ecco, prego. Allora, vabbè, prima di tutto faccio i complimenti al Giulianova. Noi, insomma, sapevamo che avremmo trovato una squadra preparata e così è stato. Ci hanno messo veramente tanto in difficoltà, soprattutto in battuta, quindi non siamo riusciti ad esprimerci al meglio col nostro gioco, quindi un plauso a loro per averci messo molto in difficoltà. E le mie ragazze brave a recuperare il quarto set, però insomma una partita con troppi errori, quindi dobbiamo lavorare ancora veramente tanto, soprattutto per evitare appunto questi errori, che oggi ce ne sono stati veramente tanti, troppi direi. Le sue impressioni per come è andata la partita, che secondo me è eccezionale, però a lui la parola. Sì, allora, beh, ovviamente siamo molto contenti e soddisfatti, avevamo preparato bene la partita durante la settimana, però contro la capolista non aveva mai perso, è sempre molto difficile approcciare la gara. Lo abbiamo fatto benissimo nel primo set, poi ci siamo un po' perse. Peccato perché il quarto set, perché poi magari le ragazze si sono fatte prendere un po' dall'ansia, dalla voglia di vincere, perché era importante per noi mettere a segno questa vittoria. Pur considerando che la classifica comunque è rimasta pressoché invariata, e torno a ripetere che poi è ancora lungo il campionato, c'è ancora l'ultima gara del girone di andata, dopodiché chiuderemo questo girone e vediamo insomma un po' come affrontare poi il girone di ritorno. Grazie per la parte tecnica Maurizio Dagui, Antonio Di Berardino e Claudio Di Giacomo in regia. Auguri e buon Natale e buon anno, noi ci rivedremo il 9 gennaio, il 9 alle 9 alle 21, 9 gennaio 2024. Grazie a tutti, ancora auguri, buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.